fare, come sempre, molto semplice. La prima cosa che faccio è andarmi a selezionare le fotografie rapidamente con una vecchissima Canon APS-C. Per capire fino a dove ci si può spingere a fotografare con una macchina fotografica assolutamente non professionale, con un obiettivo standard 18-55. Insomma, è stata una bella sfida. La scelta è stata un po' per mettermi in gioco, naturalmente, per sfidare me stesso sulla fotografia, un po' per ricordarmi che per fare una buona fotografia non devi avere una mega macchina fotografica con un vero obiettivo, ma devi rimanere sul pezzo. Devi stare attento, diciamo, a quello che accade intorno a te, guardarti intorno e via dicendo. Questo diciamo, un mini reportage. Io direi di andare a prendere, ad esempio, questa di qua. Fin qui tutto è chiaro. Modo e mi chiudo stretta questa parte di qua, proprio al limite possibile, e ottengo questo scatto. Quindi questo ce la riduciamo un po' e voilà. E abbiamo la luce davanti il nostro soggetto. Mettiamo così di attenzionare la parte centrale senza bisogno di andare a togliere il tizio che c'è dietro. Perché se vado a togliere il tizio che c'è dietro diventa tutto. Quindi, e possibilmente tutte centrate naturalmente sul soggetto. Qui andrei a fare proprio un ritaglio invece. Qui farei proprio un'operazione di ritaglio, sempre mantenendo la proporzione 3x2, 2 terzi, insomma, invece. Comunque farei questa operazione di ritaglio, perché questo mi permette di mettere questo punto di qui sui terzi e di sfruttare la diagonale e le diagonali già insite nel soggetto. Vedi, risalta molto di più Sì. rispetto a prima. La fotografia intanto così, poi potrei applicare qualunque schema, insomma, tra quelli predefiniti, tipo per esempio leggermente l'esposizione di uno stop almeno e mi vado ad abbassare qui. Sembra poco, ma in realtà è veramente tanto. Il risultato che abbiamo ottenuto, naturalmente, cosa abbiamo fatto? Abbiamo concentrato l'attenzione su tutti questi cappelli e su tutti i vestiti, che qui invece me la perdevo, quindi questa è proprio una foto da bianco e nero.